Nei giorni scorsi il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata in India e poi negli Emirati Arabi per riprendere, diciamo, delle relazioni in questi due paesi amici dell'Italia, ma negli ultimi anni questa amicizia era stata un po' in difficoltà. Vogliamo sapere qualcosa di più in merito a questi due, a questi due viaggi. Dal professor Giuseppe Ghisolfi, vicepresidente dell'ABI e dell'ACRI. Professore, benvenuto. Buongiorno. Come dobbiamo leggere questo viaggio in questi due paesi del nostro presidente del Consiglio e quali vantaggi possono arrivare per l'economia, dell'Italia? Ma sicuramente sono viaggi che hanno una positività perché il Presidente del Consiglio cerca di stabilire degli ottimi rapporti sia con l'India che con gli Emirati. Per due motivi fondamentali. Il primo è un motivo diplomatico. L'India sarà a capo del G20 e quindi avrà un ruolo importantissimo per quanto riguarda la pace, che è quella che noi perseguiamo, che l'Italia insieme a tanti altri stati persegue, questa pace, diciamo, tra la guerra Russia e Ucraina. E poi ci sono gli accordi, i motivi economici. La nostra economia cresce se noi riusciamo a esportare i nostri prodotti. E sia l'India che gli Emirati sono due stati che hanno delle possibilità economiche notevoli e noi siamo molto interessati. Quindi Giorgia Meloni svolge un ruolo in questo senso molto molto importante. Naturalmente, bisogna vedere poi quali accordi vengono sottoscritti, ma non a caso insieme a Giorgia Meloni c'era il ministro degli esteri, ma c'era anche il presidente dell'ENI Descalzi, perché il tema principale rimane quello dell'energia. Ma poi ci sono tutti gli scambi commerciali. Negli Emirati ci sono moltissime aziende italiane che lavorano e anche sviluppare i rapporti con l'India è sicuramente molto positivo. Ecco, professore Ghisolfi, per il momento la Cina sembra un po' essere stata messa da parte. È un segnale di equilibri che si spostano, di un disegno geopolitico e anche economico nuovo? Sicuramente sì, come dice bene lei, questa è geopolitica, è un segnale. Mi pare che la stessa Presidente Meloni abbia detto che il problema della Cina si vedrà successivamente. Mi sembra che ha ricevuto un invito dal leader cinese per i prossimi incontri, il G20 ed altri incontri, e quindi sicuramente ci saranno anche accordi in questo senso. Ovviamente è importante il ruolo del nostro Presidente del Consiglio perché ridà uno spazio importante all'Italia, cioè l'Italia diventa nuovamente protagonista nel mondo, che forse negli ultimi tempi l'immagine si era un po' offuscata, e quindi in questo senso lo sforzo enorme di Giorgia Meloni va visto con grande entusiasmo, con grande positività, cioè si tratta di ridare un equilibrio nuovo, diciamo, a quello che può fare l'Italia, che comunque è una delle potenze, diciamo, nel mondo. E poi c'è l'aspetto che dicevamo prima, quello commerciale, che non va mai dimenticato, perché le nostre aziende hanno bisogno di sostegno all'estero, abbiamo tantissime aziende che esportano e queste devono essere sostenute soprattutto dal governo. E in Europa questo cambia qualcosa, diciamo, l'Italia e i rapporti con l'Europa? Ma sai, in Europa diciamo che ci sono sempre delle rivalità, perché ovviamente se uno conquista uno spazio può andare, diciamo, a discapito dell'altro, quindi i rapporti con l'Europa adesso si sono ricuciti, come lei sa, nei giorni scorsi, nelle settimane scorse c'erano stati dei problemi tra Italia e Francia, ma sotto ci sono sempre questioni economiche importanti. Quindi io penso che il nostro Presidente del Consiglio faccia bene a difendere con forza l'Italia e anche imporsi quando c'è bisogno.
bisogno. Ovviamente è un lavoro diplomatico molto complesso perché poi se tu litighi con alcuni stati e sei solo in Europa non puoi certamente poi imporre delle decisioni perché se sei solo ovviamente vieni poi ostacolato da tutte. Sono equilibri molto complessi, ma mi sembra, a mio parere, a mio modesto parere, che la Presidente Meloni si stia muovendo molto bene. Grazie al professor Ghisolfi, grazie per essere stato con Grazie, noi buona oggi. giornata. Grazie mille, professore.